Le organizzazioni sindacali Fai CISL, Fly CGIL e Uila UIL di Teramo, insieme alla RSU, hanno indetto uno sciopero di 8 ore per ogni turno presso l'Amadori di Mociano Sant'Angelo. Lo scopo dello sciopero è stato quello di commemorare Gaetano Mastroianni, l'autotrasportatore di 65 anni di una ditta esterna, morto lunedì scorso dopo essere stato coinvolto in un incidente con un mezzo pesante nell'area logistica dello stabilimento. Qui c'è bisogno di una riforma vera del mercato del lavoro, perché succede. Vedono questi perché ci sono gli appalti, perché abbiamo trasformato la flessibilità in precariato, che sono due cose diverse. E qui stiamo parlando in un'azienda dove l'80% purtroppo hanno un contratto a tempo determinato. E quindi ecco poi i risultati che avvengono. Quindi oggi ci siamo per onorare, porteremo adesso una corona, diciamo, di fiori lì dove è successo, e facciamo una riflessione, ma che poi dobbiamo portare fino a Roma. Questa è una delle prime iniziative che seguono la tragica morte sul lavoro del camionista travolto e ucciso dall'autoarticolato in manovra, condotto da un collega nel piazzale della fabbrica agroalimentare di Mociano. La provincia di Teramo, come sappiamo, è una delle province con il tasso più alto di mortalità. Solo l'anno scorso, solo nella provincia di Teramo, sono morte 36 persone solo di lavoro. Cioè, siamo 4 volte sopra la media nazionale, quindi è vero che non è compito nostro dire di chi è la colpa, sarà compito della magistratura poi stabilire se ci sono state criticità, se qualcuno ha delle colpe, qualcuno pagherà. Però va attenzionato in un modo incredibile questo problema. Per ricordare il lavoratore e tenere alta l'attenzione sulla delicata problematica degli incidenti sul lavoro, è stata deposta una corona di fiori all'ingresso dell'azienda. Oggi a tanti lavoratori è servito coraggio per stare fuori dall'azienda a rivendicare giustamente la sicurezza che è dovuta. Per tutti coloro che sono entrati e che entreranno probabilmente, il segnale deve essere che la sicurezza non ce la regala nessuno, ce la dobbiamo pretendere, dobbiamo lavorare per avere la sicurezza. E quindi quella corona appoggiata all'ingresso deve ricordare a ognuno di loro che i primi responsabili della sicurezza siamo noi nel doverla pretendere, richiedere, e dobbiamo avere il coraggio, quando è il momento di agire, anche di stare fuori dal cancello.